Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete detto dal titolo, andremo a giocare con un set veramente molto particolare. È il set che sto utilizzando in questi giorni per completare il decoro del corpo del crogiolo, che mi richiede di fare le uccisioni precise con i cannoni portatili, e infatti è formato solamente da cannoni portatili. Sto parlando del set Scarlatta e Sudore Freddo. È un set che non pensavo mai che avrei usato in tutta la mia vita, perché non sono assolutamente uno che utilizza i cannoni portatili, come sapete, ma che poi utilizzando mi sono reso conto essere veramente veramente molto buono, tanto che ho 125 uccisioni con il sudore freddo e lo uso da veramente poco. Ma ora andiamo subito a vedere come si comporta in partita. Ok, siamo in standard, una buona mappa questo set, penso, perché ha delle distanze abbastanza varie. Allora, vi dico subito come utilizzo bene o male questo set, perché è molto particolare secondo me in quanto formato solo da Ant Cannon. E lo utilizzo essenzialmente la Scarlatta dalle medio lunghe distanze, mentre il sudore freddo dalle corte distanze. Solamente che diciamo c'è un piccolo problema. Io, come vi ho detto, non sono uno molto forte con gli Ant Cannon, quindi la Scarlatta non è proprio il cannone portatile per eccellenza, per definizione diciamo, ma è più un impulsi che un cannone portatile. Quindi ecco, appunto, già questo diciamo che scredita un po' questo set a livello di Ant Cannon. Vabbè, qui ce n'è un altro. Mentre il sudore freddo è un cannone portatile veramente veramente molto particolare, perché ha un rinculo veramente molto basso. E per esperienza posso dirvi che per utilizzarlo al meglio non dovete mirare la testa, ma dovete mirare leggermente sopra. Cioè, non dovete vedere essenzialmente la testa del vostro avversario per prendere in testa. E è un cannone portatile che necessita di prendere in testa perché brucia. Non è morto. Perché dicevo, se non prende in testa ricarica veramente lentissimo, dato che ha fuorilegge e quindi con fuorilegge attivo ricarica veloce, mentre senza fuorilegge attivo ricarica veramente in una maniera lentissima. Ok, preso. Questa era precisa, infatti con 4 colpi sciotta. Cioè sciotta con 4 colpi, insomma uccide con 4 colpi in testa. Quindi diciamo che penso sia un cannone portatile medio. In generale mi sembra che molti cannoni portatili sciottano con 4 colpi. La Scarlatta, che abbiamo fatto il video ieri, quindi bene o male ormai la conoscete. Tutto quello che penso della Scarlatta lo sapete. È veramente essenziale con il sudore freddo per andare in testa, perché altrimenti ricarica di una lentezza allucinante. Adesso cerco di farvelo vedere. Ecco, magari se non muoio. Guardate quanto è lento a ricaricare il sudore freddo se non abbiamo fuorilegge. Cioè ci prende tipo 2 secondi pieni. Cose che magari se siamo in un gunfight con più persone va veramente molto a nostro svantaggio. C'è una vigilanza là dietro. Ah no, c'era un tizio. Cioè, va veramente a nostro svantaggio, dato che ha 9 colpi, shotta con 4. Quindi il massimo che riusciamo a fare per prendere sempre in testa è ovviamente 2 kill. Quindi comunque è importante tenersi colpi per il sudore freddo, come anche per la Scarlatta, come vi ho detto. Il sudore freddo in realtà penso che si possa utilizzare anche da distanze un po' più lunghe. Ovviamente la precisione diminuisce, dato che, come vi ho detto, è un po' particolare prendere in testa con quest'arma, un po' difficile tra virgolette. Ma voglio testare un attimo la distanza, la gettata che riesce a raggiungere. Non riesco a spingerlo troppo in là il sudore freddo. Sarà anche che è una mappa abbastanza stretta, standard, a meno che non andiamo nella zona dell'albero. Dai, non chiedo tanto, chiedo un tizio lontano che voglia uccidermi anche, giustamente solo per vedere quanto riesce ad allungare. Eh beh no, comunque il danno lo fa anche da lontano, eh. Questo magari era un martello, quindi non l'esempio migliore, però comunque la gittata ce l'ha. Ovviamente io preferisco di gran lunga la Scarlatta, perché non so, mi ci trovo molto meglio. Ovviamente essendo un set di cannoni portatili non possiamo avvicinarci più di tanto, perché rimangono comunque cannoni portatili. Quindi non possiamo avvicinarci più di troppo. Ora voglio un attimo concentrarmi, perché sto vediamo se da questa distanza è meglio il sudore freddo o no. Scherzavo. La palla del sudore freddo, che se sprechiamo i colpi ci mettiamo i secoli per ricaricare. Devo dire che sto migliorando, cioè utilizzando solo cannoni portatili miglioro veramente tantissimo.
Un consiglio che vi do, ragazzi, se volete imparare a utilizzare un certo tipo di arma, è di usare solo quella. Perché veramente. C'è un tizio dietro col corpo a corpo, lo sapevo io. Perché veramente aiuta parecchio. Io considerate che ero veramente handicappato. Tanto che quando abbiamo fatto il video del sudore freddo, inizialmente lo fece Raika perché io non ero più in grado. Però devo dire che come set, pur essendo formato solo da cannoni portatili, mi piace abbastanza. E ve lo dice uno che i cannoni portatili, come vi ho già detto, non è che proprio li adori. Ok, sudore freddo da lontano il danno diminuisce, se andiamo anche da distanze un po' più lunghe. L'abbiamo visto, fa 29 in testa da quella distanza, quindi sì, meglio mantenerlo dalle corte distanze. Ecco, vabbè. Contro una mitraglietta ovviamente non c'è paragone, cioè il sudore freddo è un cannone portatile comunque dalle corte distanze. Restano Contro una 30 secondi. mitraglietta, no, può fare ben poco, anche perché comunque il flinch su questo gioco è molto alto, quindi per un cannone portatile che punta sulla precisione fondamentalmente una mitraglietta è molto molto scomoda. Ok, abbiamo vinto, non ho giocato benissimo in realtà, perché non so per quale motivo, non ho giocato comunque molto bene, ma avete visto anche in live che il set non è male per essere formato solo da cannoni portatili. Ci sta, ci faccio anche delle buone partite. Comunque, l'importante, ho fatto 21 kill 1-24, non un reato eccellente, però non poche kill comunque. Ci sta, il set mi piace, un set che, come ho già detto, non avrei mai pensato di utilizzare in tutta la mia vita, perché non sono un tipo che utilizza cannoni portatili. Ma ci sta veramente, e il bello è che fate molte kill precise. Infatti qua ne ho fatte durante questa partita, ne ho fatte 15 più o meno, 10, una cosa simile, non mi ricordo com'era all'inizio. Comunque, ci sta, la maggior parte delle kill che fate sono precise, perché essendo cannoni portatili, vabbè, a parte la scarlatta che ogni tanto ci sta che prendete qualche volta in body, ma il sudore freddo per vincere un gunfight dovete quasi sempre fare kill precise. Quindi ragazzi, questo era il set, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, eccetera. Bellissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaul. È la tua luce.